Yeee, bentornati, bentornati sul canale e benvenuti in un nuovo video. Oggi è giornata un po' particolare, ma ne vedrete nel vlog, insomma, anche perché al momento non so ancora come evolverà, quindi magari ci aggiorniamo direttamente nel vlog. Ho pensato di registrare anche qualche video un pochino più leggero e più agevole per me da registrare, ma anche più leggero da vedere. E come vi avevo già anticipato, sono andata a ripescare un po' di tag d'antan. Questo tag, Ruler of Books Tag, lo avevamo fatto io e Marco il 23 giugno 2016, signori. Se volete andare a vedere una versione bambina, ma sono bambina di Marco, ma bambina anche mia, andatevi a vedere le risposte. Tra l'altro, dovrei averle cambiate quasi tutte, le mie. Così, per dare un twist. No, forse ce n'è una che non ho cambiato. Le domande le trovate qua sotto, vi lascio anche il link al video originale, sempre qua sotto nell'info box. Nell'info box vi metto anche i titoli dei libri che vi cito e il link a Amazon, sono link affiliati. Se ci cliccate sopra e acquistate qualcosa, una piccolissima percentuale arriva a me che la uso per acquistare i libri di cui parlarvi sul canale, creando un circuito vizioso. Vizioso perché continuo a comprare libri, virtuoso perché si autoalimenta. Dicevamo, la prima domanda: se fossi il ruler of books, comandante, il capo supremo dei libri, che libro obbligheresti tutti a leggere? Ce ne sono tantissimi, perché ognuno aveva una motivazione forte. Quando poi sono scesa più sulla base, ho detto, ma però una cosa essenziale, una cosa veramente che serva, mi è venuto in mente il video che ho registrato ieri e che voi avete visto ieri qua sul canale, ovvero quello dove parlavamo dei memoir femminili e di bibbie del femminismo, e ho pensato che forse ad oggi io obbligherei tutti a leggere Il mito della bellezza di Naomi Wolf. Per un approfondimento molto più dettagliato sul mito della bellezza, vi rimando al video di ieri dove ne parlo diffusamente citando anche il libro, direttamente leggendo dal libro. Direi che, visti i tempi che corrono, quel saggio del 1990, ancora drammaticamente attuale oggi, forse dovrebbero leggerlo tutti. Male non ci farebbe, mettiamola così. Domanda numero due, che è quella che è rimasta uguale, ovvero che cosa aboliresti a livello di struttura editoriale dal mondo dei libri? Le sovraccoperte. Io, coerente con la me di 10 anni fa, io sempre le sovraccoperte le abolirei totalmente. Un fastidio, una roba, non so mai dove metterle, poi si rovinano. Poi, no, le sovraccopertine no. Al pari delle pagine che si staccano quando apri i libri, che poi ti rimangono in mano, si sfogliano. Quelle sempre meno nei libri nuovi, devo ammetterlo. Però ci sono delle edizioni che ancora adesso, se apri troppo la costa, ti rimangono. No, il libro deve essere un oggetto che io posso usare, aprire, scrivere, piegare, non mi deve rimanere in mano. Deve essere robusto, fatto per resistere al tempo e all'usura del lettore o della lettrice. Domanda numero 3. Non ve l'ho detto, forse essendo un tag sarà anche un pochino più stringato. Forse, non faccio promesse, ma forse. A quale autore commissioneresti un qualsiasi libro? Io trovo che se c'è un autore del quale ho letto quasi tutti i libri, perché penso che me ne manchino pochissimi, che mi ha sempre colpita per la sua incredibile capacità immaginifica, ma anche per la plasmabilità della sua prosa, è Salman Rushdie. Io l'ho detto più volte che Salman Rushdie è forse il mio autore vivente preferito, quindi direi assolutamente che se dovessi commissionare un libro a qualcuno, Salman, is that you? Yes. Quali libri sposteresti negli scantinati per fare spazio nelle librerie?
Avevo detto, vabbè, vi lascio vedere nel video del 2016 che risposta avevo dato. È ancora abbastanza valida. Ma oggi ho una prospettiva molto diversa. Madre di due figli che si ritrova a vagare per gli scaffali anche della letteratura per l'infanzia. I personaggi dei cartoni animati, cioè i libri di Bing, i libri di Peppa Pig, i libri di Topo Tip. Lasciamo i cartoni ai cartoni e i libri ai libri. La letteratura per l'infanzia è ricchissima di personaggi straordinari, senza bisogno di andare a... No, no, quelli per quanto riguarda l'infanzia. Quando ho letto la domanda, la prima risposta è Natalizia, subito. Ho in mente il libro di Natale di Bing, del quale non riesco a sbarazzarmi. Ce l'hanno nella libreria perché gliel'hanno regalato. E non riesco a farglielo regalare. Volevo portarlo a scuola. Ho detto, lo regaliamo alla libreria, alla biblioteca della scuola. Qui deve stare, qui, con me, il libro di Bing, qui. Vabbè, e ce lo teniamo. Mentre invece nelle librerie più in generale dei grandi faccio più fatica, perché effettivamente negli ultimi anni probabilmente ho inquadrato il mio flusso di lettura, la mia strada come lettrice, mi è capitato raramente di, tipo quest'anno ho abbandonato un solo romanzo, che è Il lago di Kafka Cassabova, ma l'ho abbandonato per una questione di stile, cioè non riuscivo a entrare nel ritmo narrativo io, lo trovavo molto lento, molto... Però obiettivamente non potevo negare il valore letterario e documentale, cioè aveva valore come opera letteraria, non lo metterei negli scantinati, ero io che non riuscivo a leggerlo. Quindi non... in questo momento direi quello. Domanda 5, ma come siamo veloci a fare questi tag? A quale artista di copertine commissioneresti un murales? Allora, io sono tremenda sia a ricordarmi i nomi degli artisti, sia per quello che riguarda le grafiche di copertina, nel senso che non sono, sebbene mi piaccia l'arte, mi piacciono gli oggetti belli, sulle copertine, diciamo che aborro quelle con le foto dei film, per capirsi, però per il resto non sono così tranchante, ecco. Però quando ho pensato qualcuno, un bel volume libro, mi sono venuti immediatamente in mente i Minalima. Era una scelta molto semplice, cioè affidare a Minalima un murales potrebbe essere straordinario, cioè potrebbe essere una roba che emerge dal muro, una roba fatta di scomparti, di buchi, di buche del coniglio, porte magiche, scale che si muovono, cioè Minalima, così. Domanda numero 6. Che personaggio metteresti sulla moneta, su una moneta? Ci ho pensato un po', eh. Qui ci ho pensato un po', ci ho pensato un po', ci ho pensato un po', e alla fine ho pensato monete d'oro, monete d'oro, monete d'oro. Chi è che aveva un forziere di monete d'oro? Lei, la sola, l'unica iconica Pippi Calzelunghe. Ma voi ve lo immaginate che bella la moneta con Pippi Calzelunghe con le trecce? Cioè, no, dai, pazzesca, pazzesca. Cioè, stupenda, me la immagino. Adesso la vorrei. Magari in Svezia l'hanno anche fatta la moneta. Per francobollo di sicuro. Chissà se hanno fatto anche la moneta. Bella la moneta di Pippi Calzelunghe. Personaggione, tra l'altro. Avete letto tutti i Pippi Calzelunghe? No, appena. Avete letto tutti i Pippi Calzelunghe, vero? Se non l'avete letto, leggetelo. Lì, bellissimo, Pippi Calzelunghe. Fatelo leggere a tutti i bambini. È stupendo. Io lo regalo a Natale a un'amichetta di Gregorio che non l'ha ancora letto. Regala anche tu un Pippi Calzelunghe. Che fa bene al mondo. Più Pippi Calzelunghe fanno bene al mondo. E siamo già arrivati all'ultima domanda, la domanda numero 7. Su quale libro metteresti il marchio Ruler of Books? Complessa, anche qui ci ho pensato un po'. Pensato un po' a un classico. Che classico? Alla fine ho scelto il libro che forse è l'unico libro nella mia storia di lettrice che avrei voglia di rileggere. Io non sono una che rilegge. È difficilissimo che io rilegga.
Capita, me lo vedete fare con i classici ogni tanto perché magari li avevo letti in inglese, ma non li avevo mai letti in italiano. Tipo Jane Austen, oramai quasi un anno fa, a gennaio di quest'anno, perché li avevo letti quasi tutti in inglese e li ho riletti in italiano. Cime tempestose di Emily Bronte, perché anche quello l'avevo letto in inglese. I classici della letteratura inglese, spesso io li ho letti in inglese, quindi magari li recupero, li rileggo in italiano, ma è difficilissimo che io rilegga, perché c'è troppo poco tempo e troppi libri da leggere, quindi ho questa smania, questa bulimia di lettura. Ma ce n'è uno che forse, forse sarei veramente disposta a rileggere. E non è uno, sono quattro. Voi l'avete capito. Voi l'avete capito di quale tetralogia io sto parlando. La sola, l'unica, la tetralogia dell'amica geniale di Elena Ferrante. Io, quei libri sono, è il classico caso di libro che vorrei non aver letto per poterlo rileggere adesso. E li ho letti già quasi 10 anni fa, oramai, perché li ho letti quando sono usciti, quindi è passato, forse più di 10, è passato un po' di tempo. Adesso, visto che esce anche l'ultima serie, l'ultima stagione della serie HBO, che mi è piaciuta, ma i romanzi stanno 10.000 metri sopra, per quel che mi riguarda, quelli avrebbero il mio bollino, quei quattro volumi lì, pazzeschi, incredibili, una prosa. Una... Non è solo una questione di trama, non è solo una questione di prospettiva e punto di vista, è anche una questione di stile, è tutto insieme, è tutta l'unione, è una roba, cioè quella è veramente una lettura degli ultimi anni che mi è rimasta fortemente nel cuore, fortemente addosso. Quindi, se dovessi scegliere, direi quella. Ora, se avete voglia di giocare con me e rispondere voi a queste 7 domande qua sotto nei commenti, potrebbe essere molto divertente anche per suggerirci nuovi libri da leggere, perché signori, il nuovo anno è alle porte, siamo tutti pronti per le nuove liste di libri da leggere. Giusto? Sì, io molto sì, ma io molto sempre. Bene. Io vi ringrazio per aver guardato questo video, spero che sia stato piacevole e di compagnia. E noi, se tutto va bene, ci vediamo domani, sempre qui sul canale, con un nuovo video. Ciao!